Milani affiancato da Pero e quindi il via. Sono le 9:32 ora di Madrid. Patrick, che è stato un difensore davvero tenace. Pallo. Salva buttando verso il fondo. Sarti continua la mischia. Sulla palla il centravanti. Poi Acevedo. Poi Prospetti. Prospetti ancora. Alla sinistra. Calcio d'angolo. Ottima azione per il dipendente, salutata da calorosissimi applausi. Tira Savoia. Dopo il rinvio di Guarneri e il tocco di Rodriguez, Rospetti. L'Inter in questi attimi è completamente fermo. Grande parata di Sarti. Grandissima parata di Sarti su tiro di Acevedo. Siamo al settimo minuto del secondo tempo. Risultato 0-0. Malatrasi, Domenghini, scatta, Milani, scontratosi con Guzman, calcio d'angolo per l'Internazionale, ottavo minuto di gara, tira Suarez, Luisito. Tentando l'entrata di testa Peiro, punizione di Maldonado. Altra grande parata di Sarti, impegnato da un intervento di Savoy, questa volta è stato Savoy. Prima Acevedo, Tagnin imposta su Suarez. Domenghini. Milani, manca la palla, arriva Facchetti, Bolide, niente. Milani ha commesso un grosso buco, come si dice in gergo calcistico, indubbiamente tradito dal terreno insidioso. Domenghini lancia sulla sinistra Peiro, entra tutto solo, spinge il pallone e salva in sforbiciata Maldonado. Rettifico, il terzino De Caria. Palla a Luisito. Per poco non ci scappa l'autorete, autore Guzman. Quattordicesimo del secondo tempo, secondo calcio d'angolo contro uno in favore dell'Internazionale. Tira Suarez. Peiro, Corso, Maldonado, Prospetti, Rodriguez,
se ne va il centravanti Suarez. Alla sinistra Savoy, grande uscita di Sarri. Rosso che cerca lo scambio. Pallone tagliato per Pacchetti. Grande balzo anche del portiere dell'Independiente Santoro, che riesce miracolosamente a deviare in corner. Piazza Domenghini e latitano per la verità alquanto i collegamenti. Milani, anzi Peiro, riesce con un bel guizzo, Guzman a salvare. Fondo, discesa di Luisito, tiro di Peiro. Il pallone è stato girato di testa a rete da Savoy, pallone alto come avrete notato. Luisito. Ecco Suarez. Tiro di Malatrasi. Altro calcio d'angolo causato da Guzman. 30 e 30 secondi, facciamo 31. Si trattiene la testa fra le palme delle mani, un po' stordito, mentre tira Suarez e alza Guzman. Azione di Bernau. Corso conquista un bellissimo pallone dandola a Peiro. Il passaggio verso il centro, sbuccia la palla Tecaria. Entra Savoy. Avanza Prospitti. Respinge la difesa dell'Inter con Pacchetti. Alla palla Savoy. Savoy ancora. Su al tiro. E ennesimo intervento di Sarti, che fra i due portieri ha avuto il maggior lavoro e anche il più insidioso. Eccessivo il dribbling, il palleggio. Il tiro è stato effettuato da Prospitti. Raccoglie Luisito. Domenghini si rialza. Suarez è tutto solo. Lancia bene Milani. Altra impressione. Tira Suarez, respinta di Maldonado a Savoy. Pacchetti indirizza sulla destra, dove Suarez si trovava in posizione di fuorigioco. Passaggio proprio sui piedi di Patrick, che dà ora la palla a Prospitti. Centravanti Suarez. Non concede, fuori gioco. Veramente oculato questo arbitro sul tiro effettuato da Bernau, che ha segnato in netta posizione di fuori gioco. 40° di gara. Pacchetti. Passaggio di corso a Domenghini. Candela di Guzman. Decaria, fischio e quindi riposo per la disputa dei tempi supplementari.